Ma questo che serpente è, ragazzi? Bravo amore, è fighissimo. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo subito da il parco di Yoyogi, direzione Meiji Jingu. Vediamo un po' com'è. Speriamo non ci siano pacchi di cinesi. Com'è che corrono tutti così tanto alle 10 del mattino? A 9 e mezza, però sono. Cioè, ma ti devi svegliare ancora? Ma si corre a 9 e mezza, ragazzi. Una cosa che non comprendo, per esempio, del Giappone sono gli alberi numerati. Non so il perché, se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere nei commenti, che sono curioso. L'unica cosa che non sopporto del Giappone sono i corvi. Ce n'è un casino. Per questo motivo non li sopporto, che fanno cra cra tutto il tempo. Ma questo che serpente è, ragazzi? Così è la luce del sole. E qua sotto ce n'è un altro. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Stiamo scherzando? Che serpente è? Non è che siamo stupidi, che ci impressioniamo, che ci eccitiamo per tutte queste cose. Dico, è che a Villa Trabbia, che cosa c'è a Villa Trabbia? Al massimo ci può essere, non lo so, un cane randagio spelacchiato. Io già, per me era strano trovare cerbiattini a Nara. Cioè, tre serpenti in un colpo solo. Arrivati all'entrata del Meiji Jingu, vi devo fare la foto. È dura la vita del fidanzato che viaggia con la fidanzata, molto dura. E comunque sono molto contento del fatto che stiamo vedendo il nostro primo santuario shintoista dedicato all'imperatore Mutsuhito, alle anime dell'imperatore Mutsuhito. Vedremo un po'. Rispetto ad altri posti del mondo dove sono stato, qui veramente ti viene da chiudere gli occhi e pensare com'era questo luogo, questo come altri, in quell'epoca, nell'epoca in cui sono stati fatti, nell'epoca in cui ci vivevano imperatori, shogun, eccetera. E molto bello, l'unico difetto che, come potete vedere, non puoi sgarrare di niente sull'orario, perché appena sgarri vedete che c'è il casino. Il casino, nemmeno te lo godi. Molto bello questo santuario, diverso da quelli buddisti. Non bisogna nemmeno pagare per entrare. Tutti che fanno inchini davanti al santuario dell'imperatore. Molto bello, molto giapponese. Era più croccante quello di ieri. Dato che a noi camminare ci piace, stiamo andando. Uno si è girato perché ho parlato un po' più forte del loro livello di voce. Dice, minchia, che sta succedendo? Comunque, siccome dobbiamo andare a Roppongi e ci piace molto camminare, abbiamo preso la fermata di Akasaka. Ci vediamo così questa zona che a primo acchito sembra residenziale, per poi arrivare alla zona della Torre Mori. Vediamo un po'. Qui siamo sempre per strada tra Akasaka e Roppongi, o Roppongi, perché forse la J è G e la G è G. Guardate che bellino qua. Quest'area è abbastanza moderna, però anche qui c'è il verde, c'è il senso dell'estetica bella classica giapponese. Fighissimo, ragazzi. Qui stanno facendo una bella multina. Penso che se ne fotterà altamente il proprietario di questa macchina. Top, multina. E comunque siamo appena arrivati a Roppongi. Qua è un'altra zona abbastanza benestante, secondo me. Molto bello. Peccato che è chiuso, se no me la facevo raccontare questa ricetta. Siamo al 7-Eleven della zona. Stiamo facendo una terza colazione. Lei sempre con questo tonno e maionese e alga nori. Io stavolta ho preso
maiale in salsa miso. E questi salvano la vita, sono buonissimi. Poi per gli amici abbiamo preso tante cosette, cose schifose dal Giappone. Da questo lato abbiamo la sede della Konami, mentre da quest'altro lato quello della Fujifilm. Vedo un po' di panico là sotto, mo ci sarà qualcosa, ma non so. Siamo a quelle che vengono chiamate Roppongi Hills. Guardate che figata. Non si sa cosa stanno facendo qui in questo momento. Ah, Doraemon! Da dietro non li avevo capite, Doraemon! Ecco perché è pieno di bimbi. Secondo me appena vediamo panico vuol dire che siamo arrivati al punto dell'osservatorio. Comunque è tutta una zona bella, tutta zona calpestabile, sopraelevata rispetto al livello zero, con un sacco di negozi, posti fighi, cool, come direbbero i giovani. Anche robe di design, direi. E da qui si vede là, a parte Doraemon, che qui evidentemente piace, c'è un mega Doraemon lì. E lì c'è la Tokyo Tower. Non so cosa ci sarà laggiù, però sembra un concerto, è un raggruppamento troppo esteso di persone che aspetta qualcosa. Hanno tutti un ventaglio in mano, non ne ho idea. Ci sarà qualche evento, qualche, non lo so, un vernissage. Bastano i cinesi a intrufolarsi nelle inquadrature, pure lei. Cioè, poi dice che non mi deve incazzare. Mori Art Center al 52° piano. E nonostante la vista oggi non sia bellissima perché c'è una cappa allucinante su Tokyo, ora vi faccio vedere meglio che cosa si vede da qua su. Tutta questa è l'area delle Roppongi Hills, dove eravamo poco fa, giù. E questo è Tokyo, signore e signori, guardate cosa c'è qui. Pazzesco. Quella lì è la Tokyo Tower. Quanto è bello, ma quanto è bello. Ora, qui c'è scritto che questo lato di qua, non so di preciso dove, ci sono Shibuya e Shinjuku. E il monte Fuji, però con questo, con questa fuliggine nell'aria non si vede niente. Ora vabbè, mostra bella, bellissima, pure questo complesso qui è molto bello. Ma una domanda, da dove si esce? Da dove si esce? Io non sono uscita. Mezz'ora che camminiamo, io devo mangiare. Dopo un bel po' di giorni siamo tornati a mangiare gyoza, che accompagnano il ramen, che ancora deve arrivare però. Non sappiamo però tra queste qual è la salsa degli gyoza. È arrivato anche il ramen. Il posto sembra un pochino bettoloso. Vediamo com'è il ramen. Considerazione da una zona anonima qui di Tokyo, ci stiamo dirigendo verso la metro. Ora, sapevamo noi che il Giappone è uno degli stati al mondo col minor tasso di criminalità. Però, cioè, non si vede proprio polizia, ma zero. Zero, né volanti della polizia, né polizia che cammina per le strade a controllare, nulla di nulla. Bah, bah, che paese ragazzi, che paese. Quando io infatti certe volte vorrei fumare, anche in zone dove non si può fumare, mi preoccupo e dico vabbè ora mi incocciano. Poi però effettivamente io potrei pure fumare qui, camminando per strada, e nessuno probabilmente mi incoccerebbe.
siamo arrivati a Ginza, si è rimesso a piovere, ma ormai diciamo ci siamo abituati a questi giorni di pioggia qui in Giappone. E guardate che bello questo viale. Allora, anche qui come Omotesando o Harajuku ci sono tanti negozi con robe abbastanza costose, solo che sembra che il taglio qui sia un po' diverso rispetto alle altre due zone che vi ho detto poco fa, perché qui sembra un po' più robe di classe. E comunque Giappone è smoking area, qui è come se non si dovesse sapere che in Giappone si fuma come i pazzi, per cui le smoking station te le devono fare sudare, te le nascondono, te le diminuiscono. Cioè qui a Ginza che fanno? Non fumano? Tutti quanti come me, secondo me, stanno impazzendo perché devono fumare, ma non lo possono dire. E comunque in questi momenti di spostamenti intensi tra una parte di Tokyo e l'altra, vi devo dare la mia classifica. Dopo 14 giorni qua posso darvi la mia classifica. Terzo posto, Lawson. E il terzo combini, quello che non mi piace proprio per niente, perché non trovo mai, a parte che lo trovo sempre vuoto, non fanno refill, non lo so, non mi piace, non ha cose che mi piacciono. Secondo posto, 7-Eleven, ma più che altro perché non mi capita mai di andare al 7-Eleven, ci sono un sacco di volte al posto del 7-Eleven i Family Mart, che infatti nella mia personale classifica sono al primo posto perché hanno cose buonissime, sono sempre cose morbide, come se fossero state appena messe lì, come se si aspettavano te, insomma. Quindi il primo posto in assoluto Family Mart. Mi è capitato addirittura di andarci anche 3-4 volte al giorno a comprare cose da mangiare, schifezze, dolci, salate, sushi. Quindi combini, invenzione del secolo, non credo che esistano solo in Giappone, ma l'uso che ne fanno qui, sempre, ci sono sempre persone qui ai combini H24, i giapponesi entrano, escono, comprano cose da bere, da mangiare e sigarette, tantissima roba ragazzi. Le idee sbagliate di Giada, non si capisce cos'è, proviamolo. Cos'è? Ciliegia. È bianca, trasparentissima all'interno. È pure frizzante. Non è male. Vediamo. Mitsuya della Asahi. La marca della birra. Sì, fa anche la birra, ma fa miliardi di cose. Ma la fa assaggiare un po' a me? Con un balzo spazio-temporale ci siamo trasferiti a Ichigaya, in questa zona di Tokyo, per andare al tempio shintoista che si chiama Yakusuni Jinja, che proprio in questi giorni celebra una festa particolare, che in pratica è la festa delle lanterne, che si chiama Mitama Matsuri, in cui accendono qualcosa come 20.000 lanterne. Dovrebbe essere qualcosa di bellissimo. In onore dei morti. In onore dei caduti di guerra. Bravo amore, è fighissimo. Devo ammettere, mio malgrado, che quando la signorina ci si mette nelle cose non ne sbaglia una. Forse qualcuna sì, però questa non l'ho sbagliata. Bellissimo questo posto. Se siete a Tokyo dal 13 al 17 luglio ogni anno e vi va di fare un'esperienza un po' diversa rispetto ai soliti templi buddisti, venite qua a Ichigaya e venite a vedere questa roba qua. Durante il resto dei giorni dell'anno non è chissà che cosa questo tempio, cioè, ce ne sono altri che sono molto più belli. Però se venite in questi giorni sicuramente potete fare questa bellissima esperienza.